Ed eccoci nuovamente in Florida in questo secondo video in cui vi raccontiamo un altro pezzettino della nostra collaborazione. Per realizzare questo home staging inizialmente ci siamo appoggiati a un home stager del posto per realizzare una collaborazione più stretta Italia-Stati Uniti e poi successivamente stiamo pian piano realizzando e costituendo il magazzino di Real America Estate, giusto Vanni? Sì, sì, è questo quello che stiamo facendo, quindi collaboriamo con degli home stager qua del posto perché ovviamente serve conoscere il mercato italiano, loro ci collaboriamo insieme, cerchiamo di ricavare il meglio di tutte e due le culture, usiamo magari il materiale più importante da loro, ma ci mettiamo anche un tocco nostro per riuscire a creare quel mix che diventa affascinante e anche attraente per il mercato immobiliare americano. Assolutamente sì, proprio la patria della valorizzazione immobiliare, qui veramente si respira marketing immobiliare ad ogni angolo e noi non facciamo altro che nuovamente rimettere sul mercato degli immobili per investitori immobiliari e dare quel tocco italiano in più che tanto viene richiesto da questo mercato. Sì, cercando di guadagnare anche un po' di più. Alla prossima! Alla prossima! Ciao, sono Vanni Valente di Real America Estate e oggi andiamo a vedere come va a finire una delle nostre operazioni immobiliari che tu hai già conosciuto col nome La Casa degli Specchi. Quindi andiamo a vedere come è finita La Casa degli Specchi. Ecco, questo qua diciamo è l'ingresso, questa qua diciamo è la stanza principale e come vedi home staging. Come dicevamo, per noi è fondamentale l'home staging e qui per la prima volta insieme a Francesca abbiamo cercato anche di mettere un tocco italiano sull'home staging, quindi proprio dall'inizio la ristrutturazione è nostra, è in gusto italiano e anche un po' diciamo l'home staging è in gusto italiano. Infatti questa per me, sono passato di qua anche alcuni clienti, questo qua è un bel immobile anche per un italiano, cioè è come clienti finali che quest'anno sono americani, ma anche un italiano, come gusto questo qua, questo è un bel immobile perché ci mettiamo un tocco di italianità in tutta l'operazione immobiliare. Quindi ora proseguiamo, questa è la cucina, qua prima la cucina era tutta chiusa, abbiamo demolito e abbiamo aperto la cucina, quindi adesso è molto più ampio, molto più luminoso anche come appartamento. Qui invece abbiamo la camera per i figli, le due camere, perché questo immobile è un 3 camere e 2 bagni. Quindi questa qua diciamo è una prima cameretta. Diciamo, come vedi, anche qua sempre rimesso diciamo tutto nuovo, moquette, come piacciono agli americani. Quindi proseguiamo, qui andiamo anche sull'altra cameretta o può essere anche uno studio a scelta diciamo dei nuovi proprietari, con la porta che guarda direttamente la piscina che vedremo poi, perché 3 camere, 2 bagni e una piscina. Proseguiamo diciamo di qua, questo qua è il bagno che abbiamo rifatto nuovo, quindi un bagno, vedi, doppio. E qui è fatta la vasca completamente nuova e qui abbiamo anche un piccolo ripostiglio per mettere diciamo tutto quello che riguarda un po' il bagno. Ora proseguiamo verso l'altra parte e questa qua andiamo verso quella che è la master bedroom o la camera padronale, la camera principale dove vanno a dormire i genitori. Quindi questa qua è la camera padronale, molto grande, quindi molto appetibile per chi vuole acquistare questo tipo diciamo di casa. Se tu ricordi, prima qua ti descrivevo c'era una music room, cioè una stanza probabilmente i figli suonavano, avevano una band e suonavano e l'ingresso era dall'altra parte. Noi abbiamo chiuso l'ingresso e abbiamo aperto 2 porte qua e andiamo qua, questo qua è il bagno della camera padronale, quindi come vedi un bagno molto molto grande con qua doccia e vasca e qua sempre doppio,
per marito e moglie. Invece questa è la classica cabina armadio. Quindi e qua ecco c'era music, come ripetevamo, music room, e l'abbiamo modificata ed è uscito il bagno per questa camera. Andiamo, proseguiamo sempre con la visita dell'immobile. Qui la cucina è stata rifatta nuova, gli appliance sono nuovi, frigo sempre all'americana, perché piace a noi, piace anche a me, diciamo, personalmente piaccio molto anche a loro. E lì c'era una porta che abbiamo chiuso, perché qua abbiamo fatto delle modifiche anche strutturali dell'immobile, quindi chiuso una porta e aperta un'altra, diciamo, perché aveva più senso in quella che è, ma dopo adesso lo vedi anche nei fatti, e tutto l'ordine della casa, come vengono disposte le cose, diciamo, abbiamo fatto questo qua, diciamo, con il nostro studio, con lo staff, con il nostro team. Abbiamo all'interno uno studio di progettazione che si occupa anche di modificare, diciamo, le perimetrie, quindi facciamo anche un lavoro, si può dire, quasi architettonico, per ricavare il meglio possibile da ogni immobile. Ora andiamo all'esterno. Qui siamo all'esterno e questa, come puoi ben vedere, è la piscina. Comunque è un immobile che, se guardi, ha un giardino molto grande. Questa è la piscina che all'inizio faceva proprio schifo. Se l'hai vista nei primi video, diciamo, era mezzo distrutta, cioè in senso aveva dei problemi, bisognava risolvere, comunque c'è stato un costo per riparare i problemi di questa piscina, ma diciamo è stato risolto, perché dopo per noi è normale anche comunque fare questi tipi di operazioni immobiliari, e abbiamo persone specializzate a sistemare anche, diciamo, piscine come questa. Quindi la piscina, come vedi, è rifatta nuova. Qui, diciamo, avevamo tutta una zona che all'inizio faceva proprio schifo, vuoi chiamarla zona bar, uno può sceglierla come utilizzarla. Anche qua l'abbiamo fatta completamente nuova. Come abbiamo rifatto, diciamo, tutta la parte in legno, l'hai visto sui video, diciamo, precedenti, questo qua, come è venuto fuori alla fine, è un angolo molto carino. Qua all'inizio c'era un bagno che, per quello che è la nostra considerazione, non eravamo convinti che fosse a norma, e quindi lo abbiamo riportato alla sua idea originale, che probabilmente questa era una lavanderia, e quindi qui ci abbiamo fatto la lavanderia. Quindi qua, come vedi, ci abbiamo messo, diciamo, il water heater, o quello che è, diciamo, il nostro scaldabagno, e qua si metterà all'interno lavatrice e asciugatrice, sempre, diciamo, comoda comunque a quella che è, diciamo, la casa. E questo è il garage. Un garage molto grande, quindi molto grande, ampio, si può definire quasi un garage doppio, con ovviamente garage open, quindi la apertura automatica, che sono quelle cose un po', diciamo, che piacciono agli americani. L'americano piacciono le cose comode, quindi piace arrivare in macchina. E piace che il garage si apra così, di non scendere dall'auto e via. Quindi mettiamo anche queste piccole chicche che rendono, diciamo, sempre l'immobile appetibile. Quindi ora questo immobile è in vendita, si stanno facendo, diciamo, degli open house, e in senso, come hai visto, l'abbiamo comprato, ristrutturato, comprato molto bene, in questo caso da una banca. Era molto brutto all'inizio, case degli specchi, perché avrei già visto che già all'ingresso c'erano degli specchi, diciamo, sulla sinistra di questo immobile, ma era anche molto brutto, per questo viene chiamato casa degli specchi. Invece questo è il risultato finale, un risultato, diciamo, molto bello, che è buono anche per noi, perché ci permette di vendere l'immobile anche a un prezzo molto alto. Quindi ora stiamo facendo molti open house, i feedback sono buoni, e alla conclusione di questa operazione immobiliare, alla vendita, ti dirò anche
quali sono i risultati di questa operazione immobiliare. Quindi intanto ti ringrazio di aver seguito insieme a noi anche tutta questa operazione immobiliare. Qui siamo alla conclusione, ora abbiamo altri immobili non finiti ma che stiamo seguendo con le ristrutturazioni, quindi noi adesso ci chiudiamo qua e proseguiamo con gli altri immobili. E nel frattempo, diciamo, se tu vuoi sapere di più, vuoi sapere cosa facciamo, vuoi anche entrare in contatto con me, fallo pure attraverso il sito www.vannivalente.com. Ti ringrazio e speriamo di vederci presto. Ciao!